Affrontiamo oggi un problema che è stato segnalato da numerosi genitori di bambini che frequentano le scuole materne ed elementari della nostra città di Voghera. Un disguido che riguarda il pre e post scuola. Ne parliamo con Fabio Aquilini, candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative. Ci vuole raccontare cosa sta succedendo? Sono stato contattato da un gruppo di genitori dei bambini che frequentano le scuole elementari e le scuole materne, che mi hanno segnalato il loro disagio. Un disagio che comporta, il genitore porta alla mattina il bambino. Normalmente con il prescuola c'è la possibilità che il bambino entrasse alle 7:30, mentre per il post scuola il bambino può uscire alle ore 18. Non essendo ancora partita questa convenzione e questo servizio, i genitori si trovano costretti a prendere o degli anticipi, delle ferie, quindi dei permessi loro personali, pagare delle babysitter per appunto riuscire a tenere il bambino fino alle 8:30, che è l'ora di entrata della scuola, e il pomeriggio alle 16:30, che è l'ora di uscita. Quindi un servizio mancante, una spesa in più di conseguenza per i genitori. Assolutamente sì, assolutamente sì. Un periodo in cui per le famiglie comunque si tende a risparmiare, diciamo, no? Assolutamente, certo, un momento di grossa crisi. So che c'è stata da parte dei genitori un incontro con l'assessorato di competenza, quali risposte hanno ottenuto? I genitori mi hanno confermato che la risposta è stata: abbiate un po' di pazienza, attueremo il servizio, punto. Sono state date delle tempistiche particolari? No, hanno chiesto solamente un po' di pazienza. Che cosa vogliamo dire a sindaco Carlo Barbieri? Che cosa chiedere al nostro primo cittadino? Tutto ciò che riguarda i bambini, tutto ciò che riguarda il sensibile, bisogna affrontarlo in tempi brevissimi e con grosse responsabilità. Noi speriamo ovviamente che il suo appello venga preso in considerazione. Grazie mille. Grazie a voi.